E sulla vicenda interviene anche il procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo, dice: smentisco categoricamente che dalle indagini in corso siano emersi elementi di prova che colleghino i delitti del mostro di Firenze con possibili ambienti eversivi. I polveroni non fanno parte dello stile di questo ufficio, qualcuno evidentemente ha interesse a sollevarli, ma questo non è la procura, ha aggiunto. Per i delitti del mostro di Firenze ci sarebbe una nuova pista che legherebbe gli 8 duplici omicidi alla strategia della tensione e una pista nera. Lo scrivono oggi QN e la cronaca fiorentina di Repubblica. Il PM, che ha sempre indagato sui delitti del mostro, Paolo Canessa, ora procuratore capo a Pistoia, avrebbe indagato un legionario, Giampiero Vigilanti, 86 anni, residente a Prato. L'inchiesta sarebbe condotta in collaborazione con il procuratore aggiunto di Firenze, Luca Turco. L'uomo, secondo quanto spiegato, conosceva Pietro Pacciani, come lui nel 1951 abitava a Vicchio, nel Mugello, quando quest'ultimo uccise l'ex rivale sorpreso con la sua ragazza. Vigilanti sarebbe stato sentito da Canessa più volte negli ultimi mesi e condotto nei luoghi dove vennero uccise le coppiette. Era già stato coinvolto marginalmente dalle indagini. La pista nera era già emersa 30 anni fa e poi ripresa dopo un esposto dall'avvocato Vieri Adirani, legale dei familiari di Nadine Mariot, una delle vittime del mostro. Secondo quanto ricostruito anche dal Corriere Fiorentino, Vigilanti venne perquisito nel settembre 1985, 3 giorni prima della prima perquisizione a Pietro Pacciani. Sembra fosse stato segnalato da alcuni vicini come possibile mostro. Nella sua abitazione furono trovati alcuni ritagli di giornali sui delitti delle coppiette. 9 anni più tardi, nel 1994, si legge ancora sui quotidiani, dopo una lite con un vicino di casa, l'ex legionario fu perquisito una seconda volta e in casa i carabinieri gli trovarono 176 proiettili calibro 22 di marca Winchester serie H, gli stessi usati dal mostro di Firenze. Gli accertamenti non portarono a niente, Vigilanti venne scagionato. 2 anni fa le indagini si sarebbero nuovamente concentrate su di lui e su alcuni suoi racconti. E Giampiero Vigilanti, che oggi ha 86 anni e vive a Prato, è stato intervistato da Eleonora Barbieri. Vediamo. Non teme, non ha paura di queste indagini? No, non ho paura di niente, perché io non ho fatto nulla. Come gli dicevo, ho avuto sempre 4 pistole di seguito. Ora io, di 20 anni, 30, 40, che mi stanno addosso. Ogni tanto arriva Carabinieri, 20 Carabinieri, poi il magistrato Canessa, vem qui, mi fa 2 domande e poi se ne va. Oppure mi portano a Firenze, alla caserma dei Carabinieri, là su Lungarno, e così via. Quindi vuol dire che io Soldi sono in sono andato, regola, mi hanno portato a me a se no che mi Firenze. sarebbero quattro pistole, a Ma uno come me, lo so certo. lei ce l'ha il porto d'armi? Ce l'ho, sì. Quindi lei ha ancora il porto d'armi? E Certo. quindi secondo lei non c'è niente da temere, se no gliel'avrebbero revocato. Come mai questo collegamento tra lei e questa vicenda così oscura del mostro di Firenze? Perché io conoscevo i Pacciani e sicuramente loro sarà per quello, non lo so. Vedo che ha il cappellino, la maglia e tanti riferimenti alla sua attività di legionario. Legione straniera, sono stato 10 anni io. Io ho fatto 10 anni di legione straniera. Ed è fiero, vedo che lo porta con. Sono fiero, sì, non mi vergogno mia, perché non mi ha mica obbligato nessuno a me andare nella legione, capito? Sono Ma che andato di mio, lispelle la quindi. sono? Parla di pista nera. Lo so, Qui non c'è il se cartello lo mettono sempre al aperto. coso. Sono avvocato, ma gli è uno che Non c'è una pista sono nera, anche perché non avrebbe senso uno fosse della pista nera andare a ammazzare gli innamorati. Che senso può avere una cosa così? Strategia della tensione. No, no, non credo proprio di no. Quindi lei è tranquillo in sostanza. Sono tranquillo, sì. L'hanno portata nei luoghi degli omicidi? No, non è vero. Questa non è vera, me l'hanno già detta. Questa non è vera. Non mi hanno portato da nessuna parte. Siamo andati per caso alle parti di Dicomano, dove sta Caccamo, il dottore che ha indagato, lui, anche l'hanno messo in croce, che era il nostro dottore a Prato, prima condotto, che rimpiazzò uno che morì.
E io, siccome ero cliente, diciamo così, di questo dottore, si passò tutti da questo dottore. Poi lui cominciarono a indagarlo, lui era anche dentista, lo cominciarono a indagare e dopo lui andò via, andava alle Barze di Dio Mano, comprò la casa. Lo sa, dopo Vicchio, fra Vicchio e per andare a Dio Mano, cioè le Barze si chiamano, e andò lì e io andavo a trovarlo. Passavo di là e andavo dalla mia mamma, quando era viva ancora, alle Caselle, a Vicchio, alle Caselle sopra Vicchio. E quindi questo potrebbe aver alimentato i sospetti? Sì, tutte le cose. C'ero di Vicchio, giravo. Poi io sono sempre uno, vede, fa come mi suona bene. Mi interessa a me. A me non è che mi mette suggestione nulla, anche perché sono tranquillo.